L'artigianato abruzzese versa in gravi difficoltà, è necessario un intervento immediato della Regione. A lanciare l'allarme sono i rappresentanti di CNA e Confartigianato di Teramo, argomento su cui il consigliere regionale Dino Pepe ha presentato un'interpellanza in Consiglio regionale per chiedere il finanziamento di misure a sostegno di queste professionalità. A preoccupare il fatto che l'Abruzzo è maglia nera tra le regioni italiane per perdita di titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane, come rivelano i dati di iscrizione all'INPS, e la provincia di Teramo è addirittura terza tra i capoluoghi d'Italia, sempre per perdite. Con le associazioni di categoria abbiamo predisposto un documento per chiedere alla Giunta regionale di sostenere in maniera particolare la bottega scuola, che vuole essere uno strumento previsto dalla legge regionale, imparare facendo e quindi sostenendo a livello economico le assunzioni dei giovani che vogliono insistere su un'attività di carattere artigianale. E per questa ragione abbiamo predisposto questo documento, un'interpellanza specifica, e speriamo di avere risposte puntuali da questa giunta regionale che ha abbandonato il sistema artigianale regionale. Per le associazioni l'impegno che va preso subito è quello di finanziare misure efficaci. Tra queste ci sono i progetti Bottega Scuola, utile ad incentivare e favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e arginare così l'esponenziale perdita dei titolari, dei soci, dei collaboratori e in definitiva delle imprese stesse. Io ritengo che il primo errore è stato quello di abolire le scuole di avviamento professionale, le quali portavano già i ragazzi a conoscere le attrezzature e quindi iniziare a parlare di lavoro. Questo purtroppo da tanti anni è finito. Almeno avevamo questa bottega scuola, che è una legge regionale dell'artigianato che noi abbiamo voluto, e ha dato dei risultati in passato, però dal 2008 non è stata più rifinanziata.